adesso non so se prima si riusciva a leggere, forse così si vede meglio. Questo era lo schema concettuale, il framework che noi avevamo costruito per lo screening, in cui la cosa fondamentale era quella di riconoscere gli entry point, cioè i momenti in cui è possibile che si generino delle diseguaglianze, che ci possono essere degli aspetti critici, e per ogni entry point cercare di individuare gli indicatori e conseguentemente le fonti per la costruzione di questi indicatori per la misura dell'equità. Questo era il caso dello screening. Noi in questo periodo, mentre preparavamo questa giornata, abbiamo provato a costruirne un analogo per la scuola e sugli interventi di prevenzione delle scuole, quindi ad hoc in questo caso, e appunto, come diceva Antonella, ovviamente è aperto alla discussione critica e alle integrazioni. Quello che ritenete di dover dire, alzate la mano e andiamo avanti, e ci interrompiamo. Non so che la parte tanto bene, e ci interrompiamo. Dunque, gli entry point a cui abbiamo pensato noi sono innanzitutto, ovviamente, l'identificazione dei fattori di rischio comportamentali su cui poi agiscono gli interventi che andranno fatti, e quindi l'esposizione e la vulnerabilità differenziale a questi fattori di rischio, cioè come i fattori di rischio sono distribuiti nella popolazione, sia per tutte le dimensioni dell'equità che dicevamo prima, poi li vediamo nel dettaglio. Una volta identificati i fattori di rischio e quindi il problema, la criticità, si dovranno scegliere gli interventi che vanno ad agire su questi fattori di rischio, e anche lì ci possono essere problemi di equità che poi vedremo meglio. Dati gli interventi, quali istituti e quali plessi scegliamo per l'applicazione di questi interventi? Si è già accennato di queste cose, tra l'altro qualcuno l'aveva già detto all'inizio della mattinata. Il problema di equità sta nella distribuzione degli interventi nelle scuole, ed effettivamente quello è uno dei passi, diciamo, di questo framework. E infine, come sempre, la valutazione degli esiti. Allora, come dicevamo, ci alterniamo con Simonetta. Io parto dal primo step, quindi abbiamo identificato il fatto che ci possano essere problemi di esposizione, vulnerabilità e fattori di rischio, e andiamo ad analizzare qual è la distribuzione geografica e sociale di questi fattori di rischio. Voi dovreste, credo abbiate tutti ricevuto, no, la pillola l'istantanea sulla scuola. I vostri referenti unplugged non hanno esattamente presente che cos'è. È un lavoro che abbiamo fatto nell'ambito del piano regionale di prevenzione, di sintesi di quelle che sono le azioni svolte nel setting scuola nel corso del 2018, che ha una pagina della pagina, esatto. In una pagina sono riportati i dati dei sistemi di sorveglianza. Anche qui qualcuno diceva: non abbiamo dei sistemi di sorveglianza adeguati, e in effetti quello che potete vedere qua è che i dati sono dati a livello regionale, che ci aiutano a capire ovviamente dove sono i problemi, in quale grado per la scelta del grado della scuola, oppure in quale fascia di età specifica possono essere maggiori o minori problemi, se sono in aumento o in diminuzione i diversi comportamenti. Questo è quello che viene riportato e che si può ricavare dai dati di HPSC per la fascia di età e da occhio alla salute per i più piccoli, però sono dati di tipo regionale. Quando noi dobbiamo andare ad agire a livello locale, dovremmo conoscere meglio che cosa succede invece a livello locale. Per questo, in questo caso, ci aiuta, per esempio, ci aiutano i dati invece di questi sono i dati di occhio alla salute che sono riferiti ai bambini di 8 anni, e abbiamo perlomeno la distribuzione per ASL, che è già un primo affondo di tipo geografico, in cui potete vedere, noi abbiamo
identificato il problema della dieta, e in particolare gli indicatori in questo caso ce ne sono diversi, su Occhio alla Salute abbiamo scelto di presentare qui solo a titolo esemplificativo, ma potete poi andare a vedere sul sito, il consumo di almeno 5 porzioni di frutta o verdura al giorno. E come vedete ci sono notevoli differenze tra le ASL sulla prevalenza dei bambini che rispondono di avere questo tipo di comportamento corretto. Per cui partiamo, quelle più scure sono le aree più a rischio, diciamo, con le percentuali minori di consumo di frutta e verdura secondo lo standard. Quelle più chiare sono invece le aree con un miglior comportamento, e vedete che si passa da un 8% di Alessandria al 17% di Gianella, quindi comunque dati abbastanza, ci sono già donna, sì, però posso dire una cosa, però la lettura che noi abbiamo sempre dato sui 5-a-day è un pochettino diversa, perché indipendentemente dalle differenze di ASL che possono essere significative, in questi casi la significatività non significa nulla. Il significato importante è che non lo fa quasi nessuno, voglio dire, perché stiamo parlando di una situazione tra il 10, 15, massimo 20%. Quindi il messaggio è questo, non è quello di valutare la differenza. Che no, ma infatti ci vediamo, ci sono forti differenze comunque su livelli bassi, ci arriviamo, non è l'unico indicatore, perché ce ne sono altri che sono ancora peggio, diciamo, poi vediamo i vari indicatori che troviamo, ci sono anche valori peggiori, sicuramente l'importanza è agire su tutti, però io adesso qua vi facevo vedere... Il messaggio che c'è da lavorare. Assolutamente, quello comunque ovviamente... comunque appunto il messaggio in questo caso per quello che diciamo, interessava, diciamo, la presentazione era ci sono dati a livello di ASL, ma anche quelli non sono sufficienti, volevo arrivare, perché bisogna ancora si dovrebbe andare a vedere ancora più nel dettaglio. Questi sono i dati che sono a disposizione sul sito. Questo è quello relativo invece ad avere almeno un'ora di attività sportiva per 5-7 giorni alla settimana, quindi i bambini considerati attivi, e anche qua ci sono grosse differenze con valori leggermente più alti ma ancora non soddisfacenti dal punto di vista generale, e naturalmente tutto questo si rispecchia nella prevalenza di bambini sovrappeso o obesi, con valori sempre, le macchie scure sono quelle con i valori più alti, quelle chiare con i valori più bassi, e quindi sempre con differenze tra ASL e valori in questo caso abbastanza elevati di prevalenza di sovrappeso e obesi. Come dicevamo stamattina, queste cartine potranno essere o meno utili nella valutazione della propria situazione, saranno appunto disponibili tutte su Google Drive, quindi oggi pomeriggio potete rivederle e provare a rifletterci concretamente, a decidere che cosa viene fatto, le varie suggestioni, io chiamate suggestioni che vi stiamo fornendo. Diciamo, il discorso che volevo fare era ci sono questi dati, dicono quello che poi ciascuno di voi ci leggerà, ma non sono sufficienti. Innanzitutto questa è solo una distribuzione geografica che è comunque una media che nasconde differenze interne. Ma poi se noi parliamo di equità ci interessa l'aspetto della distribuzione sociale di questi comportamenti, e quei dati al momento non ci dicono niente rispetto alla distribuzione sociale, perché è una media di ASL. Quindi perché ci interessa la ASL? Questo pure l'aveva. Perché ci interessa, scusate, la distribuzione sociale l'ha introdotto prima Simonetta, non dovete leggere i numeri, ma questi sono gli ultimi dati delle prove Invalsi del 2019. Per materie, i diversi colori sono le materie, poi sono divise per grado 5, 8, 10 e 13, e il livello socio-economico-culturale della famiglia di origine.
i dati voi non li vedete, voi forse li potrete vedere appunto su Google Drive, ma per qualsiasi materia e per qualsiasi grado, confrontando i valori medi ottenuti, il punteggio medio ottenuto dai bambini che hanno famiglie di alto stato socio-economico, sono notevolmente più alti rispetto ai bambini che provengono da famiglie di basso livello socio-economico. E questo per dire la scuola inclusiva, ma appunto differenze ce ne sono e si vedono anche abbastanza chiaramente. Questo per quanto riguarda le prove basse, quindi la performance scolastica. Scusi, non è possibile, come abbiamo fatto prima, aumentare un po' lo zoom? I dati non è fondamentale, sì, per vedere il punteggio. Insomma, anche solo per leggere, io ci vedo proprio. Ah, no, ok. Sì, sì, grazie. Allora, sì. Adesso poi magari torno indietro. Sì. Per... questa l'ho capita, però... Ok, per le prossime... così non va giù. Perché così non si riesce a vedere... così, proviamo così. Sì. Più o meno, va bene. Sì, il concetto è qua, appunto. Ma passiamo a parlare di dispersione, di abbandono, quello che accennava Simonetta prima. Anche qui possiamo vedere qual è l'influenza dei fattori socio-economici sull'abbandono. Sono stati analizzati i dati dell'abbandono all'interno della, quindi durante il corso d'anno dell'anno, all'interno della scuola secondaria di primo grado. Poi nel passaggio tra i cicli, quindi nel passaggio tra il primo grado e il secondo grado e all'interno del secondo grado, e i dati di abbandono sono stati messi in relazione con gli indicatori del BES, dell'Istat, quindi del benessere economico e sociale, dell'Istat, che sono suddivisi per tipologie, diciamo, di indicatori, sono quelli di tipo culturale, di istruzione e formazione, quindi il titolo di studio, la percentuale di persone con per esempio in questo caso il diploma di secondo grado, la partecipazione alla formazione continua, la partecipazione culturale, sono tutti indicatori di percentuale di persone nell'area geografica di riferimento messe in relazione con i tassi di abbandono. Qui siamo nella scuola secondaria di primo grado, quindi ancora nella scuola dell'obbligo, direi. Con questi indicatori che sono di tipo di formazione, di benessere economico, reddito e di occupazione, quindi il tasso di occupazione, la mancata partecipazione al lavoro e la propensione al lavoro delle donne con i figli. I dati così colorati, diciamo in verde, sono tutti statisticamente significativi e rappresentano le fasce, le barre da questa parte rappresentano una correlazione diretta, quindi all'aumentare della disuguaglianza di reddito, per esempio dice questa fascia, della disuguaglianza di reddito aumenta anche l'abbandono, viceversa all'aumentare del reddito disponibile diminuisce l'abbandono, quindi sono ovviamente sempre correlazione diretta da una parte, correlazione diretta dall'altra. Quello che io ho notato in particolare in questa diapositiva è il fatto che la disuguaglianza di reddito è l'indicatore con il maggiore impatto sul tasso di abbandono, come vedete la barra più lunga. Gli stessi dati. La stessa analisi, cioè dire, riferita invece all'abbandono nel passaggio tra il primo e il secondo grado, si perde qualcuna, quelle bianche adesso sono quelle che non sono l'impatto non statisticamente significativo, quindi si riduce l'impatto per esempio del fattore lavoro nel passaggio tra il primo e il secondo grado, rimane quello della formazione, ma è sempre prevalente quello relativo alle disuguaglianze di reddito e al rischio povertà. Disuguaglianza di reddito che è misurata come le differenze del reddito medio tra il 20% di popolazione più ricca e il 20% di popolazione più povera. E infine, l'ultimo dato è quello sull'influenza invece dei fattori socio-economici
sull'abbandono del secondo grado, torna ad essere importante il livello di occupazione, perché ovviamente probabilmente in quel caso ci si sposta dalla scuola al mondo del lavoro, e quindi è rilevante anche il fattore legato all'occupazione, anche un po' di più di ad esempio del reddito o della partecipazione culturale. Come vedete, spariscono alcune cose. Rimane sempre importante la disuguaglianza di reddito, ed è invece ancora più importante il livello culturale della famiglia di origine, diciamo, quindi, perché questi si tratta dei dati aggregati a livello di popolazione, quindi non il loro livello. Questo ovviamente il diploma di secondo grado o la laurea, la percentuale di persone con la laurea di quel territorio. Questo per dire, ci occupiamo di fattori socio-economici perché non solo sono importanti sulla salute, ma sono importanti proprio nella scuola, nello specifico della scuola, sia per le performance che per la dispersione. E quindi andiamo a vedere come si distribuiscono. Questa però la dovremmo rimpicciolire per vederla tutta. Come sono questi fattori, come si distribuiscono questi fattori socio-economici nella regione. Questi sono i dati, voi vedete una macchia tutta scura, in realtà sono i dati del censimento 2011, a livello dei dati comunali, la percentuale comunale di persone con più di 14 anni che hanno al massimo la licenza alimentare, quindi è un indicatore di bassa istruzione. I quintili rappresentano sarebbe la popolazione, il 20% di popolazione, quindi non il 20% dei comuni, cioè non dati 100 comuni, 20 comuni, ma in relazione ai comuni pesati rispetto alla popolazione, per cui troverete sempre che Torino praticamente fa il gruppo a sé, perché rappresenta già da solo quasi un 20% della popolazione. E comunque qui in effetti si vede poco, quello che si nota è che comunque c'è una abbastanza diffusa questo indicatore di bassa istruzione, ed è prevalente in queste zone e in quelle del montano. Ma una cosa si vedono meglio le differenze in realtà rispetto con questo indicatore, che è quello dei cosiddetti NEET, i ragazzi che non studiano nel lavoro, sono persone tra i 15 e i 30 anni che non studiano e che non lavorano, e anche in questo caso il dato è una percentuale comunale, e l'oscillazione in effetti, come faceva notare prima di collega, non è altissima, perché stiamo parlando di differenze che passano dal 16% al 20%, quindi in realtà non sono grossissime le differenze, e anzi qua ci mette in evidenza un problema abbastanza elevato. Ci sono comuni con più del 20% di popolazione giovanile che ne studiano e lavorano. Queste sono solo mappe che noi ritorniamo perché avevamo detto prima, abbiamo un dato di ASL che è troppo aggregato, che ci dice poco. Andiamo a vedere qual è, visto che non riusciamo ad avere i dati di fattori di rischio a livello più disaggregato, vediamo almeno qual è il contesto, infatti quello che dicevamo prima, visto che comunque il contesto determina anche sia la salute sia fattori legati all'abbandono e alla performance scolastica, vediamo com'è il contesto, e ci siamo andati a cercare a vederlo a un livello un po' più dettagliato di comune. Questi sono i dati relativi, questi indicatori che vi sto mostrando sono quelli che noi consideriamo importanti, indicativi delle diverse dimensioni delle disuguaglianze, la ricchezza di risorse culturali, di supporto familiare, di supporto sociale, la tipologia abitativa, poi l'altro qual è sull'affollamento, quindi proprio la tipologia abitativa, ce ne sono diversi. Sono solo indicatori che noi di solito analizziamo o singolarmente o in forma aggregata per definire il grado di deprivazione di un territorio.
E questo mi serve a vedere di volta in volta come si distribuisce nella regione. Queste appunto sono delle famiglie cosiddette monogenitoriali, quindi con genitori soli, genitori giovani, quindi non anziani con figlio a carico, genitori giovani con figlio a carico. Per la tipologia abitativa abbiamo questa è la percentuale di alloggi diseggiati, come vedete c'è sempre la fascia più deprivata della regione, che è ovviamente quella. E alloggi disagiati, quindi piccoli o senza servizi adeguati, che vuol dire senza un riscaldamento centralizzato, senza il bagno nell'appartamento, ce ne sono ancora pochi, però e gli alloggi invece affollati, che è calcolato appunto rispetto ai metri quadri, rispetto al numero di componenti della famiglia. Questo ci dice appunto, diciamo, è in qualche modo una prima costruzione di quello che avevamo detto prima nel passaggio dell'idea del profilo di equità, sono elementi che ci servono poi a dettagliare qual è il contesto in cui ci muoviamo, quindi non avendo nello specifico dati sui singoli fattori di rischio per il livello, guardiamo il contesto, guardiamo che cosa ci può dire il contesto, sempre questo in prospettiva di una scelta di distribuzione degli interventi più attenta all'equità, di cui poi appunto vi parlerà adesso Simone. Il secondo passo, tu parti direttamente da qua, Simo? Comunque il secondo passo, allora vorrei dire questo. No, il secondo passo è quello della scelta degli interventi. In teoria quello che dovremmo chiederci è non solo che gli interventi siano efficaci, e questo in letteratura ce n'è, ma sono efficaci allo stesso modo su tutti i gruppi di popolazione o c'è un'efficacia differenziale? Su questo dovremmo poi interrogarci di più, perché in realtà dati su questo, vedrete l'esempio di Unplugged, però non ce ne sono tanti, per cui gli interventi di prevenzione di solito non sono misurati, il loro impatto non è misurato per valutare l'equità di efficacia. Non solo l'equità di distribuzione, ma anche l'equità di efficacia. E questa è un'altra cosa su cui ci si può interrogare. Una domanda per ignoranza. Efficacia differenziale per... Ah, sì, scusate, stato socio-economico. Ah, era socio-economic status, scusate, forse in una diapositiva precedente di quelle che non si vedeva c'era la e comunque appunto dire l'efficacia differenziale per dire per gruppi, poi può essere per cittadinanza, ci sono alcuni interventi di prevenzione che per esempio potrebbero non funzionare per i cittadini stranieri semplicemente per un problema di lingua, quindi sarà un intervento più che efficace in letteratura, ma non testato per anche sugli stranieri ad esempio. Quindi e questo sono il genere di... Noi quello che vorremmo in questa giornata è stimolarvi delle domande, delle riflessioni più che darvi risposte, perché per il momento stiamo partendo insieme a voi. Allora, io ci riprovo, ovviamente lei adesso ha fatto il PDF, quindi questa la vedrete, ricordatevela perché ve la faccio rivedere così, perché poi nel PowerPoint invece non si vedrà più. Mi aggancio a quello che ha detto fino adesso, perché nella scelta degli interventi, e quindi rispondere alla domanda se ci sono efficaci differenziali per determinanti socio-economici negli interventi, e quindi se noi abbiamo un'attenzione a questo, abbiamo provato ovviamente a fare una una ricerca rispetto alla nostra popolazione, che è nei ragazzini di scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado. Quali sono gli interventi, i programmi, le politiche che possono avere un impatto rispetto alla disuguaglianza? E gli interventi scolastici, quelli già in atto a livello curricolare o altri, rispetto a riduzione delle disuguaglianze, come diceva Teresa, di entrambi gli outcome, sia quelli di tipo cognitivo, quindi di tipo educativo, legati anche poi di conseguenza all'abbandono, eccetera, oppure realmente quelli di salute, che sono quelli di impatto sui fattori di rischio.
Rispetto a questo, a questa domanda, la risposta che ci è stata data è che il lavoro che stiamo facendo e che renderemo poi, adesso ne avete un piccolo assaggio, in realtà lo renderemo poi fruibile dal 2020 in poi, sì, con il lavoro di Paola anche, rispetto ad un report che dovrebbe dirci e indicarci quali sono le strade da seguire, perché noi abbiamo definito sia le meta-analisi, le revisioni di letteratura che gli studi primari, dividendole per intervento, popolazione, outcome e risultati. E molte volte quello che veniva è che ci sono alcune revisioni sistematiche molto interessanti. La prima è quella di Moore del 2015, dove sembra che alla baseline ci si interroghi su quali sono i gradienti socio-economici negli interventi rispetto a tutti i comportamenti di cui noi normalmente ci occupiamo, sì, fatti su una popolazione universale, quindi per tutti, non categoria a rischio, non in aree di basso livello socio-economico, ma rimaniamo con delle domande. Sono efficaci per la riduzione delle disuguaglianze, perché pare che sembrava partire bene, ma se poi lo facciamo a tutti senza un criterio differenziale nei risultati, non riusciamo a renderci conto se l'universalismo funziona o non funziona, non tout court. Vedremo rispetto a che cosa guardiamo, perché possiamo fare interventi universali in aree a rischio, oppure possiamo fare interventi universali in generale, oppure fare interventi su target a rischio dappertutto. Ci sono tante sfaccettature del dato, lo vedremo, perché comunque quello che ci dice la revisione di Moore è che la letteratura attenta alle disuguaglianze all'accesso non sempre riporta la stessa cosa nei risultati. Forse dovremmo imparare anche noi a capire cosa succede nei nostri territori, perché i risultati quindi sono incerti, talvolta ci sono degli errori o dei bias nel prendere in esame le disuguaglianze e non sempre tutti gli studi sono coerenti nel riportare gli status socio-economici, prendono dei dati diversi per identificarlo e quindi è difficile dare una risposta univoca. Altre due revisioni ci dicono invece che la popolazione target è quella su cui, quindi i cosiddetti studenti a rischio, c'è una maggiore efficacia, quindi si tratta di capire con quale scelta si identificano gli studenti a rischio. La letteratura, tenete conto che essendo di matrice inglese e con sistemi, diciamo, scolastici molto differenti dal nostro, ha una difficoltà che sarà quella che si ribalterà su di noi quando faremo il report, perché l'adattamento di quanto dice la letteratura rispetto al nostro contesto scolastico dovrà essere mediata. In alcuni casi, in effetti, quando si parla di minoranze etniche, loro hanno la possibilità di fare interventi scegliendo, per esempio, in America una scuola pubblica. Qualsiasi scuola pubblica in un determinato territorio prende tutte le minoranze etniche. Noi a volte invece all'interno delle scuole abbiamo delle giuste mediazioni, dobbiamo guardare un'unità più grande, non le classi, ma dove la scuola è posizionata, e lo vedremo. Perché ci sono delle differenze e dal punto di vista dell'inclusività il nostro sistema è molto più inclusivo e tenta almeno in ingresso di perequare le disuguaglianze dove possibile. Quindi
Questo ci dice che quando si fanno interventi non universalistici ma su popolazione target, le due revisioni ci dicono che sono efficaci ma rispettano agli outcome educativi, non prendono in considerazione gli outcome di salute. Noi sappiamo però che in una ipotetica storia naturale gli outcome educativi positivi sono predittori di outcome di salute, ma non sono valutati perché sono difficili da valutare a fronte di quegli interventi, e anche il tempo per cui dall'outcome educativo si passa all'outcome di salute sono molto ampi. Però noi sappiamo dalla letteratura che questa prospettiva temporale è una buona prospettiva temporale, e quindi noi possiamo anche definire quali tipologie di interventi con la scuola su popolazione target e particolarmente a rischio possiamo fare. L'aggiornamento che avrà poi appunto esito in questo report ci dice alcune cose. Una è che abbiamo almeno due documenti che ci parlano di scuole che promuovono salute. Quindi la definizione di una scuola che promuove salute aiuta, migliora o è indifferente rispetto alle disuguaglianze, la letteratura l'ha presa in considerazione. L'altra, vi diremo i risultati poi perché non li abbiamo ancora letti, l'altra è che la stessa rete europea delle scuole che promuovono salute fine 2018 ha fatto una fact sheet 6 pagine in cui si parla dell'impatto delle disuguaglianze nelle scuole. Quindi c'è un livello alto di attenzione, anche se c'è poco materiale orientato all'aspetto di equità to cure, perché magari nella scelta di dove fare l'intervento sì, ma poi l'equità si perde nella valutazione, nella riprogrammazione, eccetera. La letteratura presenta sempre sia esiti di tipo cognitivo che di salute. Abbiamo detto che anche in questo aggiornamento la prevalenza pare essere comunque su esiti scolastici, non tanto di esiti di salute. La distinzione esiste, e la definizione della popolazione target oppure dell'intervento universale è comunque fortemente presente, e per quanto ci riguarda la letteratura ci può dire che se siamo noi a decidere come programmare gli interventi curricolari, che sono quelli che fate normalmente perché si entra attraverso la formazione degli insegnanti a fare interventi curricolari che di fatto si fanno per tutti. Nelle classi, se guardiamo l'unità più piccola, non si prendono i bambini e si fa una cosa a parte, si fa alla classe, se saliamo si fa al plesso, se saliamo ancora parliamo con il dirigente scolastico. Allora, quando noi diciamo di programmazione curricolare per tutti, questi tutti chi sono? Mentre dentro la scuola è probabile avere anche degli interventi, una volta che c'è stato, diciamo, l'aggancio con la scuola, è possibile che la scuola all'interno faccia degli interventi di aggiustamento su esiti cognitivi, come recupero compiti, come il cortile aperto per solo quelli che hanno più bisogno di stare a scuola e non vogliono che si stiano a casa da soli, quelli che non hanno la possibilità di fare attività sportiva e via dicendo. Allora lì ci può essere un'attenzione al target. Tendenzialmente in realtà la scelta, il criterio di scelta su dove programmare gli interventi, lo vedremo adesso, dovrebbe avvenire a livello non di individuo, non di classe, ma di scuola, in questo modo. Cioè, nella scelta degli istituti, dei plessi, cos'è che dobbiamo guardare? Dobbiamo guardare
gli interventi, se li facciamo e in quale zona, per quale grado e per quale tipologia di scuola. Sostanzialmente proviamo a dare una visione rispetto alle mappe che ci ha fatto vedere Teresa, se esistono delle forti correlazioni, e fino ad ora abbiamo detto che esistono, tra determinanti socio-economici, zone deprivate e risultati sia cognitivi che di salute, allora noi dobbiamo avere dei criteri perché questo sia per la maggior parte possibile orientato alla scelta degli istituti con le lenti delle equità. E come facciamo a questo punto? Lo facciamo così, senza vedere niente, ma lo facciamo così. Allora, se abbiamo detto che la letteratura ci dice che è importante fare o sul target o l'universale, le cartine di Teresa ci dicono che è importante guardare dove fare sulla base di quanto già presente rispetto ai determinanti socio-economici, noi abbiamo un'altra possibilità, che è guardare dove abbiamo già fatto, per poter pensare a: sarà lì che continueremo a lavorare? È giusto e alle lenti dell'equità continuare a lavorare in quella zona lì? O forse dovrei cambiare la mia prospettiva? Allora, questo è semplicemente, lo spiego una volta per tutti, lo screenshot, e poi entro invece specificatamente nelle mappe molto rapidamente per farvi vedere come le abbiamo fatte, perché tanto nel pomeriggio vi serviranno e potrete guardarle per bene. Quindi non mi chiedete, allarga, fammi vedere Cuneo e Verbania com'è, adesso no, tanto non vi rispondo, lo farete poi nel pomeriggio. L'abbiamo fatto sulla base dei dati che sono stati inseriti in prosa nel 2018 per ogni ordine e grado, a partire dall'infanzia fino alla secondaria di secondo grado. Vedrete sempre nelle cartine le province, questi fili rossi, vedrete sempre uno sfondo di tutte le scuole presenti di quel grado sul territorio, e poi vedrete sempre qualche cosa di specifico. In questo caso quelle arancioni sono i progetti per tutti i temi nella fascia 3-6 anni che sono stati fatti a fronte delle scuole presenti. È chiaro? Quindi c'è sempre il denominatore che è blu e c'è il numeratore che è di colori diversi. Questo è quanto fatto nelle scuole dell'infanzia per tutti i temi che avete, che si possono scegliere all'interno di cosa. Quello che allora, quello che si può fare, queste sono mappe interattive, e che posso, io lo posso fare adesso, posso capire meglio le varie distribuzioni sui territori e posso andare addirittura a vedere fisicamente, ma io che plesso, dov'è che sono andata? A volte dove ci sono i pallini arancioni sotto è chiaro che ci sia un pallino blu, si sovrappongono, non è che vado in un posto dove non c'è una scuola. Quello che però ci interessa appunto è capire, e sono macchie di colore, quanto c'è di investimento su quel determinato livello scolastico e rispetto ai tempi. L'altra è per la scuola primaria e se ne aggiunge uno in più, perché abbiamo la base sempre blu di tutte le scuole, in arancione abbiamo le scuole coinvolte da
progetti con almeno un progetto su qualsiasi tema, mentre quelle verdi sono relative a quanto si fa di alimentazione e attività fisica all'interno. Questo significa, per esempio, che se noi vogliamo fare, estendendolo un po', se noi vogliamo fare solo vedere quali sono i progetti delle ASL, possiamo togliere il verde, essendo interattive, oppure se vogliamo decidere di vedere solo quali sono quelli di alimentazione e attività fisica, possiamo togliere gli altri elementi. Questo è una cosa che ci permette di ragionare in termini di programmazione con una specificità molto più alta, perché possiamo, se immaginiamo, non siamo ancora riusciti, se immaginiamo le cartine di Teresa di base su dove sono le scuole, qual è la possibilità fortissima, secondo me, di definire i luoghi dove è possibile indirizzare gli interventi in modo proattivo, almeno scegliendo il territorio. Sulla base di tutte le scuole abbiamo un criterio in più che probabilmente ognuno di voi ha internamente già presente a Torino. È chiaro che certi interventi avranno un impatto diverso a Vallette o a Crocetta, come ad Alessandria ci saranno dei comuni con necessità maggiori o necessità minori, così ad Asti, a Verbania, ovunque voi avete la percezione di. Ma questo è quanto ci serve, il più oggettivamente possibile, come criterio di scelta per indirizzare il successivo passaggio. Non ve le farei vedere tutte in modo esplicito, vi farei vedere però la scelta che abbiamo fatto sulla secondaria di primo grado, che sono qui ovviamente chiarissimo, sembra cirillico, tutte le scuole con tutte le scuole secondarie di primo grado, le medie, su cui c'è stato almeno, a cui è stato offerto ed è stato fatto almeno un intervento su temi di benessere, dipendenze e salute mentale. Ok? All'interno di questo vi faccio vedere invece che poi quello che non ancora, ma è quello che mi darà il là per passare la parola ad Unplugged, esiste anche sia incrociando quanto è stato fatto in prosa, sia quanto è stato preso e monitorato direttamente da chi fa Unplugged. Siamo riusciti a definire quali sono le scuole secondarie di primo grado che hanno avuto Unplugged. Questo ci serve perché, lo vedremo, essendo uno degli interventi, siamo già al terzo tondo, abbiamo scelto interventi efficaci, abbiamo scelto di farli nel luogo giusto, questo è ancora un punto di domanda, lo possiamo vedere anche a fronte di quanto è già diffuso, e sulla base di una massima diffusione possiamo anche permetterci di fare scelte mirate. L'ultima ha invece una definizione diversa. Vorrei dirvi questa cosa: fino al primo ciclo, cioè la terza media, tendenzialmente la scelta della scuola è molto determinata dal luogo in cui si vive. È difficile che si scelga di fare
la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado molto lontano da casa propria, se non per motivi specifici, ma tendenzialmente si sta nella propria zona, il che significa che il criterio geografico è uno, è quello fondante per la scelta, anche rispetto al fatto che se quel territorio è deprivato farai una scuola nel tuo stesso territorio e quindi dal punto di vista programmatorio e potrebbe essere importante scegliere di fare degli interventi. Quando si passa nel secondo ciclo, cioè le secondarie di secondo grado, il criterio geografico non vale più, perché guardate intanto a fronte di tutto pieno, scuole dappertutto fino al primo ciclo, le secondarie di secondo grado sono concentrate solo in alcune zone, il che significa che chi è in una zona deprivata qui e forse arriva fino alle medie, quando farà le superiori andrà da un'altra parte. Questo può essere una buona opportunità. Ma allora sulla base di che cosa possiamo scegliere? Qual è il nostro criterio per avere le lenti dell'equità e di scelta per andare nei diversi istituti? Non possiamo mantenere il criterio geografico, allora ne scegliamo un altro che è quello di tipologia di scuola. E ne abbiamo scelti solo tre, che sono, che adesso lo vediamo, e sono i licei, gli istituti professionali, scusate, vado in giusto, i licei, i tecnici e gli istituti professionali. Lo facciamo perché l'orientamento attuale ancora nelle scuole da dopo la terza media è di definizione di se sei bravo vai nei licei, se sei abbastanza bravo vai nei tecnici, se proprio insomma l'obbligo scolastico a 15 anni ti definisce ancora in chiavistellato nel sistema scolastico per 2 anni, scegli un professionale così hai in mano qualcosa quando puoi uscire da lì. Non è sempre così, ma tendenzialmente le popolazioni scolastiche che si vedono adesso nei licei, nei tecnici, nei professionali, purtroppo ragionano in termini anche di disuguaglianza rispetto all'accesso delle tipologie. Questo mi sembra molto interessante, a me piace molto questa cartina perché ci dà tante possibilità di e criteri di scelta, perché noi possiamo, per esempio, scusate, possiamo per esempio mettere, attenzione, faccio una cosa, in questo caso voi avete tutti i licei su, anzi tutti i licei coinvolti nel 2000, in progetti nel 2018 su tutti i licei, tutti gli istituti tecnici coinvolti sugli istituti tecnici, oppure è anche così per i professionali. Queste sono tutte le scuole del Piemonte, cioè le scuole superiori di secondo grado. Però se noi le mettiamo tutte, possiamo decidere rispetto a tutte quanti licei possiamo fare. Provo a riformularlo. Possiamo selezionare solo i licei, solo e possiamo mettere al numeratore solo quelli che noi abbiamo fatto di liceo su un denominatore totale che ci dà la quantità di impegno sui licei, ma possiamo anche guardare, e così per tutti gli altri, ma possiamo anche guardare su tutti i licei quanti siamo andati, su quanti siamo andati, escludendo le percentuali degli altri. Quindi lo possiamo fare sia sulla totalità, quanta quota prendono i professionali, i tecnici e i licei, oppure ognuno sul proprio denominatore, se io scelgo che prioritariamente voglio lavorare con i tecnici, per esempio, se ne ho 10, quanti ne ho già contattati? Devo almeno contattarne altri 2 o 3 in quest'anno scolastico? E questo è, secondo me, la bellezza di questa cartina, ci dà molte opportunità. Vado velocemente verso la fine a dire che
è una questione di punti di vista, cioè noi dobbiamo capire come dal nostro punto di vista possiamo riorganizzare la programmazione, e lo possiamo fare perché, ed era quello che introduceva Antonella prima, abbiamo già degli strumenti, dei documenti programmatici, abbiamo delle azioni che possono essere fondamentali, di strategie integrate con altri enti, ci dicono già alcuni interventi e i temi, la copertura del territorio, anche del vostro territorio specifico. Questi sono i dati che abbiamo visto prima sulle sorveglianze, che ci danno la quantità, e qui invece arriviamo al salto verso il futuro, che è su che cosa vogliamo investire. Il catalogo regionale degli interventi sta andando esattamente in questa direzione. A questo punto, quindi, se noi abbiamo la possibilità di ragionare con delle basi dati e anche visivamente delle cartine che ci possano permettere di capire come vogliamo lavorare, dovrebbe essere quanto lavoriamo in maniera proattiva con addosso le lenti della disuguaglianza e dell'equità nel offrire interventi di provata efficacia o di buona pratica proprio a chi ne ha più bisogno. E quindi arriviamo all'esito, che ha a che fare con il cambiamento e anche la riduzione delle disuguaglianze. Sì o no? Il punto interrogativo è perché non sempre, ce l'ha detto anche la letteratura, non sempre è possibile ragionare in questi termini, perché non sempre i risultati vengono raccolti in termini di cambiamento di risultati di salute in accordo con le disuguaglianze, ma almeno possiamo lavorare fortemente sugli esiti di processo nella scelta degli interventi e nella scelta degli istituti o dei plessi su cui lavorare, da portare come carico positivo alle scuole, che al loro interno dovrebbero avere le stesse lenti per poter, con le loro caratteristiche, fare la stessa cosa. Quindi do la parola a Federica, perché in uno degli interventi efficaci e che è già distribuito e con quali caratteristiche lavora è proprio Unplugged, che ha le lenti dell'equità e valutazioni di diverso tipo, che sarà interessante vedere come lavorano.